ci troviamo a contatto con pazienti comunque nel fine vita e quindi questo per noi comporta comunque un bagaglio di stress psicologico notevole. Il cane comunque ha una proprietà particolare di alleviare questo stress e quindi è bello questo, molto. 8 amici a 4 zampe pronti ad entrare nell'hospice di Arezzo per dare così supporto agli operatori che lavorano nella struttura adibita ad accogliere malati terminali. Si tratta di un progetto di pet therapy realizzato dall'associazione Gaia e finanziato dal Calcit. Noi andremo a, appunto, a lavorare sugli operatori sanitari, diciamo che come tipo di ecoterapia è abbastanza innovativa per loro, rispetto a, innanzitutto alla conoscenza della giusta relazione uomo-animale, e il nostro fine è lavorare sulla, diciamo anche sulla relazione che questi operatori hanno tra di sé, il tutto mediato dal cane. Perché? Perché il cane lavora, diciamo, con la comunicazione non verbale e quello che il cane fa esperire alle persone molto spesso non è poi così scontato. Il Calcit, come diciamo spesso accade, sostiene economicamente anche questo progetto, che comunque ha un costo economico. Il costo è minimo, sono 4.000 euro, però il costo lo sostiene il Calcit grazie ai contributi dei cittadini. L'obiettivo è quello di prevenire o alleviare lo stress psicofisico ed emotivo di coloro che lavorano nella struttura. I nostri operatori sono quelli che raccolgono le ultime ore, gli ultimi giorni, gli ultimi mesi delle storie personali dei nostri ospiti. Questo comporta un carico emotivo molto forte, ecco perché cerchiamo di prevenire. E se non si riesce a prevenire, si cerca di curare questo tipo di emozioni. Sicuramente ci aiuterà a relazionarci meglio anche fra di noi, perché il cane aiuta a non focalizzarsi sullo stress che abbiamo anche nel lavoro, quindi ci aiuteranno sicuramente in questo percorso.